Lo shaker alla padella, che bello, finalmente ci ritroviamo, siamo ormai già nell'anno nuovo, siamo ripartiti con la terza edizione e devo dire con molta tranquillità si riesce ad andare avanti, a conoscere nuove realtà e per fortuna al momento sono solo. Qualcuno ha detto per fortuna? Ciao Ciccio. Ma è una gioia, manca l'anno nuovo. Vabbè. L'anno nuovo è carico di buoni propositi. E il mio buon proposito dovrebbe essere quello di tenerti a te a fianco ancora per le altre puntate. Tu mi dici mai male. Non piange che è la cipolla che sta là che ti sta facendo piangere. Va bene, andiamo Ciccio. Allora. Va bene. Oh, ovviamente la cosa bella di quest'anno ce la ricordiamo, che ci siamo partiti dall'anno scorso. Io. Il pubblico in sala. Sì sì, un pubblico diviso tra shakerini e padelline, critici per le preparazioni che le fa Ciccio e soprattutto critici anche sulla cucina. Devo dire che è veramente un... Ti stai divertendo a far assaggiare i piatti? Ma in verità la gente si diverte più a bere, ne ho visto un paio... ridono di più, io regalo allegria. No, diciamo, tu li stordisci con il drink e io gli faccio la cosa... E poi che ne buono, bravissimo, va a bere bravo Ciccio, no, perché okay, come perfetto. Dici tu, noi siamo... La ricetta eccezionale, che devi usare se vuoi preparare. È bella la sigla, è bella, okay, bella. Però... Babbo, ma oggi di che cosa parliamo? La ricetta eccezionale di oggi è la Helpis. La Helpis è un'associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro che si occupa dell'avviamento e dell'attività sportiva dei ragazzi disabili. E oggi sai che abbiamo invitato a parlare di questa splendida Senti, cosa. Senti, posso soltanto immaginare perché... Non lo sai. No, allora te lo dico, è biondissima, carinissima, simpaticissima. Lucerinissima. Nient'altro, c'è Floriana De Vivo, però la facciamo entrare dopo della sigla. Powered by Tribù, gastronomia d'autore. Piazza Tribunali 24, Lucera. Bar delle Rose, pasticceria, caffetteria e aperitivi. Viale Aldo Moro 63, Lucera. Sempre aperti dalle 6:30 alle 21:30. Segui le nostre pagine social e resta aggiornato sugli eventi. Fauna Food, la felicità per il tuo animale. Animali, assistenza acquari, prodotti nutrizionali, igienici e medicali. Via Alessandro Volta 3133, Lucera. Villa Maria Santissima della Sanità, centro di riabilitazione convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale. Contrada Tratturello, Volturara Appula, Foggia. Paddle Dream e Dream Lounge Lucera, il primo club lucerino dedicato al padel e non solo. Via delle Porte Antiche, Lucera. E da oggi anche pattinaggio sul ghiaccio per rendere uniche le tue feste. Io sai, apro solo un po' l'antina e prendo poi il tumbler alto e la tazzina. Doso tutto e ci metto attenzione, shakerando al ritmo che mi va. Questo drink rivisitato, Virgilio l'ho chiamato, bevi dai. Io sai, guardo il piatto, apro il frigo e penso poi solo per me alla ricettina. Sulla fiamma metto la padella e ci cuoco quello che mi va. Di segreto un ingrediente, doso tutto a sentimento, assaggia dai. Noi siamo la ricetta eccezionale che devi usare se vuoi preparare e i tuoi amici stupirai. Sai, siamo la chicca, con il tuo shaker e la tua padella puoi farci quello che ti va. Sia un drink che ti assomiglia o una ricetta giusta, dai vieni a farla insieme a noi. Sì, ma dove? Dallo shaker alla padella. Ma benvenuta! Hai visto che ti ho portato? Ma vi conosci, scommetto che non vi conoscete? No, per niente, scusami se sono passato avanti, perdonami, eccoci. Non vi conoscete? Per niente, no, mai visto prima. Mai vista. Prezzemolino, le conosce tutte. Floriana, grazie per aver accettato l'invito, anche tu
destinataria della nostra cartolina, perché quest'anno noi non mandiamo le email ma consegniamo a mano, citofoniamo. Sì, ci ma volevo sapere che cosa ti ha scritto, fammi sentire che niente. Ti ha scritto. Posso? Vabbè, se devi. Quindi è un invito per non trovare una scusa per non venire. Quindi ti aspettiamo. Parole interessanti. Assolutamente. No, sì. Una notte intera a pensare. Ti aspettiamo. Questa l'hai trovata veramente da Google, frasi per invitare. Sì, sì, sì. Però non lo dire. Fatto una ricerca. Ho fatto una ricetta. Non faccio le ricette. Sai cos'è la ricetta di oggi? No. Guarda. Oh, ci beve oggi, vai. No, questo è un estratto di cavolo. Perché lui dice, tu non capisci mai un cavolo. Io ho fatto un estratto di cavolo. Ho della mozzarellina. Cavolo e mozzarella, che cavolo c'entra? Poi te lo spiego. E anche della granella di pistacchio. Due spaghetti solo per noi, perché lui non li mangia. Invece Floriana, oltre che a darmi una mano in cucina, ci parlerai di... È della mia associazione sportiva che si chiama SDLPIS. È un'associazione che si occupa prevalentemente di attività sportiva agonistica e non di ragazzi con disabilità. E il nostro obiettivo è quello di creare eccellenze sportive a livello internazionale e creare campioni per il domani. Quindi vuoi dirci che i tuoi ragazzi sono anche degli azzurrini campioni? Esattamente, abbiamo una campionessa del mondo di nuoto sincronizzato appena rientrata dai mondiali in Albufera e abbiamo un ragazzo azzurrino nella FIMP, che è la Federazione Nuoto Paralimpico, e abbiamo anche dei ragazzi nella nazionale pallamano FISDIR, che è la federazione che si occupa della disabilità mentale, eccetera. Bellissimo. Poi ti interrogo, vediamo se hai capito, che tu dici che sono io quello che non capisci. Che non hai visto? Scusa, abbiamo Addegna, l'assistente di produzione, quello ha preso gli appunti, ma mi passa la lavagnetta. Ah, sì, così funziona. Stanno a livelli altissimi. Senti, io faccio così, nel frattempo che voi fate due chiacchiere, io volevo mettere l'acqua sul fuoco, sennò qua non ci applichiamo mai. Va bene. Ciccio, che ci fai bere oggi? Oggi facciamo un Subside. Negli anni 30 c'era un locale nella New York bene, no? Dove tutti gli attori, tutti i personaggi di spicco dello spettacolo andavano a bere, ma non si poteva bere perché erano gli anni del proibizionista. Questo famoso locale 21 di New York cosa aveva? Aveva quella botola magica, tiravano la botola, si girava il banco e sparivano tutti gli alcolici. E lì andavano a bere questo Subside. No, è vero, è inutile che vai. Posso come dici solo? Quello studiato, Era la fiducia. Sentimento soprattutto. Beh, io vado a vedere se l'acqua bolle. Va benissimo, noi facciamo due chiacchiere. Allora, Floriana, quindi principalmente parliamo di inclusione di questi ragazzi, che è quello che hanno bisogno principalmente, giusto? Sì. Allora, in che modo li aiutate a essere inclusivi? Allora, ho detto bene? Esatto. Perfetto. Noi come associazione abbiamo un obiettivo, che è quello di far lavorare i ragazzi in un contesto, tra virgolette, di normodotati. Quindi i ragazzi lavorano in inclusione, dove lavorano per imitazione, e quindi lavorando per imitazione c'è un apprendimento maggiore e di conseguenza si hanno risultati maggiori. Assolutamente. Capisco benissimo quello che stai dicendo, perché sai, anche io ho un'associazione, un SD, e lavoriamo anche noi con dei ragazzi che hanno disabilità e ti devo dire che è un mondo fantastico. Tu crei le differenze? Assolutamente no. Okay. Cioè si devono allenare come si allenano i ragazzi. Esatto, e quello è la chiave di volta. Assolutamente. Non creare differenze, pensare che abbiamo di fronte delle persone che hanno delle abilità e che possono riuscire a far tutto abbattendo quelli che sono i loro limiti. Uè, eccomi qua, sono tornato, ho fatto il giro lungo. Ma quando la fastidi che dai, io non lo so. D'acqua, già poi questo fornello quest'anno, è cosa stavi dicendo? Abbiamo parlato un attimo di quella che è l'inclusione. Includiamo già nel ghiaccio delle nostre coppe, almeno così le facciamo già raffreddare nel frattempo. Però stiamo includendo anche lui adesso. Babbo, c'è la mantenella, non posso fare niente. Senti, Floriana, mi raccomando un attimo, un ragazzo o una ragazza, sono tutti quanti eccezionali sicuramente, che si è espressa al massimo nella vostra associazione. Parlavi di nazionali, parlavi di azzurrini. Sì, allora, l'atleta di punta. L'atleta di punta, ma la vostra punta di diamante. La nostra punta di diamante. Sono tutte punte di diamante, tutti siamo punti di diamante. È Martina Sassani, una ragazza con sindrome di Down, che è campionessa nel nuoto sincronizzato, che è una disciplina che è stata avviata da me nel 2008 e che siamo riusciti a portare a livello internazionale e nazionale, e Martina
ha cominciato il suo percorso con un gruppo, con una squadra di normodotate e poi è dovuta andare da sola per riuscire a raggiungere i risultati a livello internazionale e ad oggi è campionessa uscente nel singolo e nel doppio, ha una doppista che però si allena a Chiavari perché la nazionale italiana e le atlete sono un po' sparse per ma adesso ma parla di cose serie, questo con la mozzarella di bufala così, cioè ma è normale? Faccio controllo qualità, stavo preparando una base di mozzarella di bufala, di crema di mozzarella. Io chiedo veramente a Valentina Festa, tagliala sta così perché non si può vedere questo con la mozzarella così. Ma boh, però se ce la dobbiamo tenere ce la teniamo. Controllo qualità in controllo qualità, ma boh, stavolta ho portato due coppe. Perché come tu hai fatto giusto due spaghetti, io faccio giusto due drink. Ma come proprio che non mi vuoi più bere? Sì, no, l'anno nuovo. No. Non ti bacio non più. Bravo. Perché avevo finito sto fatto del bacio, che a me non mi piace più. Sì, poi mi mandi i messaggi in vano, ti prego un bacino. Allora, Flo, il drink lo prepari. Lo prepari tu. Sì, molto. Io devo preparare il drink? Assolutamente sì, guarda, adesso ci metto soltanto a raffreddare. In questo sono disabile io adesso. Oh, bravissima, hai detto una cosa giusta, perché molto spesso questa parola si ha paura ad utilizzare questa parola. Esatto. Invece è stato bellissimo che l'hai detto. Perché raccontiamo che cosa vuole essere il significato di questa parola che fa tanto paura? Fa paura. Hai fatto un esempio prima, ci siamo parlati, abbiamo parlato un attimo, ci siamo conosciuti meglio. Riproponi quell'esempio che era bellissimo. Allora, fa paura perché la parola disabile oggi ancora non entra nella mentalità nostra. La barriera più importante, come dicevo prima, è proprio quella di abbattere, quella mentale. E quindi disabile vuol dire diverse abilità. In questo momento io sono disabile perché non sono brava a fare un cocktail. Tu forse puoi essere disabile in cucina perché abbiamo lui che è bravo a cucinare. Lui dice che è bravo a cucinare. Floria, tu devi dire che io sono bravissimo, non che sono bravo, sennò no, qualche io devo prima assaggiare per poter giudicare. Come devo assaggiare il suo cocktail? Nessuno mi può giudicare nemmeno tu. Nel frattempo che io faccio la cremina di... Va bene, tu fai la cremina, io divento abile perché lui mi sosterrà in questo percorso. Sì, quando fai tutto da sola, stai tranquillo. Sì, le coppe le ho messe a raffreddare già con del ghiaccio all'interno. Ok. Ho messo già il nostro ghiaccio nello shaker in maniera tale che si va a raffreddare. Questo lo passiamo da questa parte perché almeno così tiriamo un po' di spazio tra me e lui che mi sta antipatico. Ma lo sai che faccio? Bene, lo porti io in gandina, non ti serve più. Sì, se lo porti in gandina mi porti pure la nostra tazzina. Ma vai. Perché vuoi far lavorare con la tazzina. Cioè mi vuoi proprio male? Sì, no, è facile, guarda, guarda, è facilissimo. Allora, la ricetta è veramente semplice. Andremo ad utilizzare del gin, del London Dry, andremo ad utilizzare del succo di limone fresco che prepareremo ovviamente insieme. Ma sei un artista. Mai quanto te. Tu più di me. Dello sciroppo di zucchero rapporto 1 a 1, quindi molto semplice da realizzare a casa. E poi nella shakerata andremo ad aggiungere 5-6 foglioline di menta, che è la particolarità opzionale per questo drink. Potrebbe esserci dell'albume per creare, sai, un po' la schiumetta sul drink. E poi lì magari potrebbero andarci sopra dei fiori eduli per guarnizione, che ovviamente io non ho portato perché sennò me li rubava lui in cucina. L'ho fatta apposta. Sì, proprio un discolo. Bravissimo. La tazzina, perché la tazzina, Flo? La tazzina nel suo intero... Ti ho chiamato Flo, va bene? Va benissimo, ah, tutti sì, ormai Flo. Siamo già in confidenza. Amici Flo, amici stretti proprio, amici. Allora, nel suo intero sono 2 once, quindi 6 cl di prodotto. Ok. Quindi mezza tazzina, 3, che sarebbe un'oncia. Ah, un'oncia. No, va. Io no, allora, sono... Sì, te l'ho appena spiegato. Matematico, no, però. Abbiamo fatto il liceo artistico. Io sono abituata a contare fino a 8, perché sono i tempi della musica. Perché facendo l'allenatrice di nuoto sincronizzato... Pensavo che non eri brava a matematica. Matematica non fa per me. Ok, allora per capire. Quindi perciò, ecco, tu sei la classica persona che può cucinare a sentimento. Bravo, io cucino a sentimento, io non vado con le... Vedi, Ciccio, ormai il sentimento è un mood. Infatti, è diventato un mood. Per me questo è... Dai. Allora, questo è il nostro gin London Dry. Andiamo a mettere una tazzina intera, una quindi tazzina 2 once. Okay. Santa pace. Dai, che ce la fa? Ce la posso fare? Vai, verso nello shaker. No. Però visto che ne facciamo due, ne faremo 2 tazzine. E quindi 2 la tazzine. La terza no, bene. Proprio. No. Io faccio rumore. Bene. Ok, dopodiché andremo ad aggiungere del succo di limone. Allora, io l'ho già tagliato, ne basteranno sicuramente 3. I nostri limoni del Gargano, io poi sono un amante del Gargano, del nostro territorio. Parte il lunedì per prendere 2 limoni e torni il sabato. Ma dove? A te vai sul Gargano, io non lo so. Allora,
il succo di limone, l'ho bello premuto, già bello fresco. Adesso grande. Andremo ad aggiungere lo sciroppo di zucchero, che okay. come ti dicevo, ovviamente essendo una doppia dose, in una dose ci va mezza oncia, quindi vuol dire un quarto di tazzina. Okay. Noi metteremo mezza tazzina. Prego. Bene, grazie. Ma tu te lo ricordi, facevo 3 tazzine di caffè, tutti a ciccio, niente a te. Versala all'interno. Non lo farò mai a casa mia questo. Ma guarda che facilissimo. Vuoi assaggiare? No, grazie. Dopodiché. Devo essere concentrata su una cosa alla volta. Inseriremo delle foglioline di menta. Ok. Ok, che già avevo preparato. Tu hai shakerato bene? No, io ho trippezzato qua. E andremo a shakerare energicamente, questo me lo faccio io. Grazie. Sì, sai che l'ultima volta qua abbiamo dovuto ripinteggiare tutta la cosa qua. Abbiamo dovuto fare tutto quanto la del Villa Palace. È la tecnica che io non potrei mai avere. Quindi tu sei più brava in cucina o a scuola? Bella domanda. Grazie. Allora, i miei alunni mi amano e quindi credo di essere una brava insegnante. Dicono tutti ma così gli alunni, perché per casa, un 7 e un 8 in pagella che cosa si fa? A ragazzi? Casa? Voi siete discorsi. A casa? Non va male in cucina, mi piace molto. Perché soprattutto mi piace mangiare, quindi. Ah, allora assaggi? Certo, allora, sono qui per questo. Ma la butto, ma ci metto pure 50 grammi a ciccio, che quello poi se no non mi fa assaggiare il cocktail. No, perché non mi fa assaggiare il cocktail? Vale, hai un colino per favore. Ah, perché te lo dovrei prestare. Sì, perché ovviamente mica ho filtrato il succo di limone. Dobbiamo comunque lasciare il nostro drink bello pulito. Va benissimo questo, bravo. Che hai visto? Io lo amo, certe volte mi accorgo che lo amo. Certe volte? Sì, non serve, perché certe volte lo faccio anche arrabbiare. Tu, guarda, tutti i grumi che restano. Guarda che ciccio sugar, io non potevo trovare di meglio. Questo quanto è bravo. Ha messo a dura prova a me, eh? Addirittura, no, sì, dai, bellissimo. Dopodiché, sai che facciamo, Floriana? Prendiamo questo bel rametto di menta. Passiamo intorno al nostro bicchiere. Hai visto? Sembra che togliere la polvere, questo lo porto a casa per i servizi. E il nostro subside è pronto. È pronto. Grazie. Come una mano ombre, sta. Tengo proprio il gufetto. Ma butte e bevilo tu, dai, io lo conosco, vai. Ciccio, io ti stimo in una maniera stupida. Come diceva un Totò, signore si nasce. E io lo cuossi. Ciccio, ti posso dare un bacino? Ma vuoi dammi un bacino? Vieni qua. Il primo di quest'anno. È proprio bravo, ragazzi. Floria, assaggio. Buono, molto buono. Devi dire che è eccezionale, così, dai, eccezionale, bravo, poi i complimenti, solo quello poi per tutta la puntata. Che dicevi, Floriana, com'è il drink? Che eccezionale, sei stato meraviglioso. Ciccio, vedi che sei stata tu bravissima, con le dosi, bravissima. Io muoio, vedi, sei pronta la pasta. Ho messo a cuocere gli spaghetti nell'acqua del cavolo viola. Una parte l'ho tirata via con l'estrattore con la quale coloreremo gli spaghetti. Con la parte che è rimasta l'ho lasciata in infusione con l'acqua e mi ha colorato l'acqua, così iniziamo già a colorare la pasta prima per ottenere un colore bellissimo e lucido alla fine grazie all'aggiunta di burro. Bravissima, è un genio. La pasta è quasi arrivata, continuiamo adesso la cottura. Allora deve bella padella quando con tempo ci vuole questo, però se il piatto fatto è lungo, bene, è lungo, mamma mia. Con il nostro che cos'è, succo di cavolo viola, questo tinge pure le papille gustative. Ma me la dai una mano in cucina? Certo. Facciamo cambio. Vai, prego. Oh, solo una però, Floriana, che poi sono geloso di ste cose. Vabbè, vediamo se sono brava in cucina. No, sicuramente, Floriana, io lo so. Abbiamo preso informazioni su di te. Sì? Ti sei informato bene? Assolutamente sì. Vedi come si colora? Che bello. Che carino. Sono brava? Floriana, la fine del mondo. L'anno prossimo vieni tu qua. Sì. Guarda che mi si appannano gli occhiali. Oh, veramente si sta colorando, guarda un ragazzi, po'. Guarda che carino. Ragazzi, aggiungiamo un mestolo d'acqua, un altro paio sembra di minuti. Sembra blu però. Aspetta, poi c'è la trasformazione c'è dei pigmenti. Allì, quando gli ho detto sto fatto qua, perché hai fatto la pasta dei puffi? Gli hai detto? Fallo tu, ti sfido Ciccio Shaker, fallo tu un drink colorato. Oh, non mi lasciare da sola, No, bambino, tu non ti preoccupare. Perché è triste qua, dicendo. Ma è brava proprio, Floriana, sei di ragazzi.
che fanno, sono campioni azzurrini nationali, lei che si impegna, hai visto? Che tu, è proprio bravo. Però... Si diceva ai tempi miei, una ragazza che si impegna ma il profitto è scarso. No, ma che scuola hai fatto? La ragioneria. Ma vuoi vedere che sono andati a scuola insieme? Ma tu stavi al terzo come piano del sezione... Corso C. Poi dici che li commesso. Conosco tutto io. Al terzo piano... No, mi ricordo di te dove ti hai visto? Devo arrotare ancora? Nel frattempo dobbiamo sempre ringraziare tutti gli amici che ci sostengono, tutti gli amici sponsor che ci hanno dato una mano nel realizzare dallo shaker alla padella. La che terza veramente stagione, tanto veramente tanto lavoro, veramente bene. Ma Floriano ha fatto qualcosa. No, lo sai che ho studiato un'altra cosa? Sì, che studiato? Elvis, cosa significa? Ma fammi non è Elvis, the pelvis in the memvis, come tu pensi. No, Elvis è una parola che viene dal greco che significa speranza. Greco. E sai perché l'ho chiamata speranza? No, illuminaci. Perché devo dare ai ragazzi con disabilità la speranza di realizzarsi nello sport e quindi di guadagnare anche un po' di soldi dopo aver finito l'attività a scuola. Certo, perché è importante l'inclusione. Sì. Un bel piatto nero perché i colori in cucina, tu lo sai meglio di me. Certo. Quindi abbiamo un blu e un nero, sarà contento mio figlio. Ricky, abbiamo fatto il nero azzurro. Per scendere che viola così, giusto per avere... Vedete blu. È daltonico, è daltonico. Ah sì, cioè, ok. No, daltonico sarebbe il disabile che non esatto. Riesce a riconoscere. Vedi? No, lui invece è ignorante perché non capisce proprio i colori. Perché ignora. No, perché ignora. No, ignorante proprio che non capisce. No, il colpetto sotto come... Ti vuoi fare un goccio e un cavolo? No, tu sei pericoloso queste cose, bevo solo la roba che faccio io. Ci siamo, Floriana? Lo chef sei tu. No, io sono un cuoco a sentimento che si sappia in giro, un altro giro così. Io penso che ci siamo. Adesso dobbiamo semplicemente lucidarli. Come li lucidiamo? Col burro. Bravissima. Ci siamo, Flo? Credo di sì. E allora spingiamo. Ne prendi due così. Ti piace vincere facile? No, mi piace insegnare quel poco che so fare. Lo giri un attimo così. E lo appoggi semplicemente qua. Per finirlo ci dai un po' di questo crema. Lo posso fare. Mi raccomando, a sentimento. Yes. No, vabbè ragazzi, quest'anno il livello è altissimo. E il nostro piatto è pronto. E visto che è un signor piatto, come si dice in giro, è un piatto che i signori mangiano con la cravatta. Io quest'anno veramente sono senza parole. No, voilà. Vabbè. Buon appetito. Chapeau. Oops. Voi assaggiate perché io voglio fare una cosa e mi dite se il piatto è buono. Se però qualcuno ovviamente vorrebbe contattare la vostra associazione, vedendo la nostra trasmissione, avendo visto qualche altra cosa, come possono fare per contattarvi? Allora, per contattarci sulle pagine social, la nostra pagina è SDLPIS, siamo presenti sia su Instagram che su Facebook. Com'è il nome del profilo? ASD Elpis. Oppure se trovate Floriana che gironza per lui alla fermata, Gesù signori, vi abbiamo visto la shaker alla padella, terza stagione quest'anno con Ciccio Conte, la splendida. Grazie Floriana. Per la signorina. Signorina, e potete chiedere informazioni perché si ferma per strada, noi così l'abbiamo fermata. Scusi, ma lei è la signorina. Ma posso assaggiare? Stop, mi facevo una volta. Allora, Flo, saluta i nostri amici a casa che ci stanno seguendo anche in questa puntata. Ciao a tutti, grazie. Grazie per averci parlato di questo strepitoso mondo. E mi raccomando, qualunque cosa, le pagine social ci sono, i contatti ci sono, è una realtà che va vissuta e va anche attenzionata. Ma anche, anche per curiosità, andate a vedere le loro pagine, magari mettete un like ci e seguitele. Like, quindi, da Valentino Moschillo de Troia, Ciccio Shaker e la nostra biondissima, simpaticissima, De Vivo. Dallo shaker alla padella, alla prossima. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Assaggia che questi finiscono, vai!